A pochi chilometri da Giardini Naxos, in provincia di Messina, troviamo il piccolo comune di Graniti, raggiungibile dalla strada statale 185 e dalla provinciale che porta fino al ridente centro abitato conosciuto per la sua sagra delle ciliegie ed un tempo anche per il vino. Il paese pare abbia avuto origini durante gli arabi in Sicilia, origini queste che sarebbero confermate dall'esistenza di un agglomerato di case proprio nel posto dell'attuale paese, sorto in un'epoca compresa tra il 902 d.C., anno dell'assedio musulmano alla città di Taormina da parte del saraceno Ibrahim, che inseguì i cristiani fuggiti nelle campagne circostanti, ed il 965, quando gli arabi completarono la conquista della Sicilia. Graniti, 16 dicembre, diamo il via alla presentazione ufficiale dei presepi che sono stati allestiti nei vari quartieri e lo facciamo iniziando il nostro percorso alla scoperta un po' dei quartieri di Graniti, ma anche di quelle che sono delle vere e proprie creazioni artistiche ed artigianali, grazie all'ingegnere Marcello D'Amore, sindaco e componente del comitato esecutivo dell'ente Parco Fluviale dell'Alcantara. Buonasera, sindaco. Buonasera a voi. Allora, vedo che già da questo primo presepe c'è un impegno alquanto notevole che vede coinvolta diversa gente, numerosa gente, ma vede coinvolta soprattutto i tanti quartieri di Graniti. Sì, in effetti questi presepi coinvolgono tanti granitesi, questo è uno dei tanti presepi che sono circa una decina, e così realizzati in tutto il paese. Questo è il primo che vediamo, dopo di questo ne vediamo altri. È realizzato grazie alla lodevole iniziativa e all'impegno e ai sacrifici di cittadini nostri granitesi che lavorano per fare sì che il nostro paese possa avere anche questa buona riuscita e queste piccole iniziative. Ecco, diciamo oggi la presentazione ufficiale, anche se alcuni sono allestiti da diversi giorni, cosa che in qualche modo ha attirato già anche dei visitatori, dei turisti. Sì, in effetti è già dall'inizio della settimana scorsa che vengono delle comitive di turisti dalla zona del Palermitano e dalla zona del Catanese. Questa mattina abbiamo avuto anche l'occasione di avere due pullman di turisti che hanno fatto già il giro dei paesi, dei presepi, quelli che erano allestiti già da una settimana che vengono visti. Ecco, a parte i presepi ho visto anche imbandite delle tavole con i dolciumi e tanti prodotti, degustazioni varie. E questo è grazie sempre a questa lodevole iniziativa degli organizzatori che cercano di non lasciare dispiaciuti i visitatori. Dopo che vedono il presepe, che è già una bella iniziativa, alla fine diciamo che non se ne vanno se prima non degustano qualche prodotto tipico nostro di Graniti. Pensiamo all'esperimento di Caltagirone, che nel tempo è diventato anche un'occasione, l'input per un'economia diversa, cioè attirare del turismo durante questi periodi, durante questi eventi. Chissà se Graniti potrebbe pensare anche così alla grande. E Graniti sta pensando alla grande, anche per spirito così un po', diciamo, campanilistico, devo dire che Graniti è un piccolissimo paese di 1500 abitanti che riesce a portare così avanti questa iniziativa di una decina di presepi, quindi diciamo che è una bella iniziativa e quindi potremmo pensarci veramente a questo grande Caltagirone, no? Grazie, sindaco. Nasceva così il Casale di Graniti, un insieme di case che per circa 7 secoli e sino al 1639 fu sobborgo della vicina città di Taormina.
un documento del re Ruggero II, datato 1116, con il quale venivano donati alcuni beni e costituiti vantaggi a favore del monastero basiliano dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo da Gro, cita espressamente il fiume dei Graniti come uno dei confini di estensione dei terreni donati al monastero stesso. Con Federico II d'Aragona, nell'anno 1296, Graniti conobbe la nascita del feudalesimo. Il primo feudatario di Graniti fu il nobile messinese Francesco Mangiavacca, i cui membri della famiglia per 74 anni furono baroni di Graniti. Nel 1370 Nicola Mangiavacca donò il feudo ad Enrico Rosso, conte di Aidone, che lo tenne unitamente alla famiglia fino al 1402, quando esso fu dato a Nicola Castagna. Nei secoli si succedettero poi Pollicino, il Balsamo, fino a quando il marchese di Tortorici, Garcia Mastrilli Gravina, nel 1640 conquistò il casale di Graniti, liberandolo così da Taormina ed aggregandolo al marchesato di Tortorici. Le calamità naturali che si abbatterono sulla Sicilia e su Messina non sembra abbiano interessato direttamente Graniti. Non fu così invece per la carestia del 1763 e le successive del 1784 e 1797 che coinvolsero il paese al pari degli altri. Nel 1820 nasce il comune di Graniti, che ebbe come primo cittadino Giuseppe Battaglia, ma fu sotto l'amministrazione dei Cutrufelli che amministrarono il paese quasi continuamente per un trentennio, a partire dal 1868, che Graniti conobbe il periodo più interessante per la sua evoluzione economica. Vennero proficuamente coltivati vigneti, uliveti, baco da seta e prolificarono i pascoli. Si costruirono case, molte delle quali tuttora esistenti. Nel campo del sociale presero corpo varie istituzioni, come la Società dei Civili, la Società Operaia di Mutuo Soccorso, scuole e confraternite. Sona, sona, charametra, sospirosa, so compagna, ven a fare la nuvena, lu pasturi di montagna, benedetto lu pasturi, che va e canta allo Signore.
charameggiaro, charameggiaro, vai una sunata sopra l'altaro, calo signore, quando nasceo tutte le case benedice, e fa la veggia, la ninnareggia, la charameggia, suona così. E fa la veggia, la ninnareggia, la charameggia, suona così. Come sciuscia tramontana e la neve na biancura, dici tutta la campagna, oh che beggia la natura, porta sempre lu pasturi dalla neve lo splendore. Charameggiaro, charameggiaro, fai una sonata sopra l'altaro, calo signore, quando nasceo tutte le case benedete, e fa la veggia, la minaretta, la charameggia, suona così. E fa la veggia, la ninnareggia, la charameggia, suona così. La novena quando è duci d'una pace all'infelice, se la sente lo Signore, se l'abbraccia lo pastore, se la sente lo bambino, benedice lo cammino. O charameggia, suona canzona, calarma noscia si fa più buona, mentre canzone sotto le stelle inghilo cori alibi e cilindri. E fa la veggia, la ninnareggia, la charameggia, suona così. E fa la veggia, la ninnareggia, la charameggia, suona così. Segue il nostro giro tra i vicoli e le piazze di Graniti e ci troviamo attualmente all'interno di un palmento datato del 1857. Allora, sindaco, tanta gente coinvolta in questa iniziativa in ogni quartiere, in uno di questi fabbricati antichi, la maggior parte sono anche vecchi fabbricati in parte abbandonati, che vengono riscoperti e valorizzati, allestiti a presepe. C'è veramente un lavoro che forse dura da settimane intorno a questa iniziativa. Sì, è un lavoro frutto dell'impegno di tanti cittadini granitesi e io li voglio ringraziare personalmente a nome mio e da parte della mia amministrazione comunale, un grazie a loro anche da parte della Proloco rappresentata dal presidente Giuseppe Dadduni, che sta curando le manifestazioni natalizie di quest'anno, con l'augurio che questo loro impegno possa continuare negli anni e fare sì che questi loro presepi, questi loro piccoli presepi creati, possano diventare un modo per attirare persone nel nostro piccolo centro di Graniti.
Ecco, sindaco, tu peraltro sei anche ingegnere, progettista, spesso e volentieri parliamo di riqualificazione dei centri storici, rivalutare, valorizzare i nostri quartieri, spesso soprattutto nei paesini ci sono interi quartieri abbandonati, eppure dimostra la gente, i cittadini, che anche con piccole cose è possibile fare ciò. Sì, in effetti questo è un esempio di come delle vecchie strutture che possono essere rivalutate, diventare meta di visitatori, di persone che iniziano così ad interessarsi dei piccoli centri storici, nel nostro caso questo piccolo centro medievale, e quindi magari cominciano a interessarsi anche di qualche piccola casetta nel centro storico di Graniti, che possa diventare una loro abitazione turistica da utilizzare in varie occasioni che sì, noi siamo riusciti a creare in questi piccoli paesi, come ad esempio la Sagra delle Ciliegie e qualche altra iniziativa che verrà. Così, la gente poco fa con tanto entusiasmo mi raccontava: questo è un palmento del 1857 e si rispolveravano vecchie pagine di storia, di tradizione, di cultura locale. Graniti, a quanto pare nel passato in modo particolare, era un territorio dove molti vigneti si produceva un ottimo vino e anche in quantità. Sì, Graniti era il paese del vino, che poi negli anni Ottanta ha ceduto il passo alla coltivazione delle ciliegie, e quindi i vigneti sono diventati frutteti portando avanti la coltivazione delle ciliegie. Da circa 20 anni che si fa la Sagra delle ciliegie, e questo è stato a scapito della nostra produzione, che agli inizi del secolo aveva visto Graniti nelle prime pagine per quantità di territorio coltivato a vigneto. Questo ha una caratteristica particolare, praticamente sono due palmenti in uno, che consentiva praticamente a due partite praticamente di produttori di pigiare l'uva in contemporanea. È uno dei pochi palmenti, credo, che ci siano in un comprensorio qua della Valle dell'Alcantara. Grazie sindaco, e noi con le nostre telecamere riprendiamo il nostro tour per i vicoli di Graniti a scoprire altre natività, altri presepi, altri allestimenti che, a quanto vi posso già anticipare, sono alquanto interessanti. Se pastore non dormire più, non vedi che è nato bambino Gesù. Su tampere di lumia c'è una femmina così. Il resto è storia recente, raccontata adesso attraverso questo video girato in occasione del Santo Natale del 2012. Allorquando, a metà dicembre, si è svolta la presentazione ufficiale degli 11 presepi allestiti nei vari quartieri del piccolo comune della Valle Alcantara. Graniti come Caltagirone? Presto per dirlo, ma c'è un certo entusiasmo in tutta la comunità e sono già arrivati diversi autobus di turisti. Si tratta di presepi artigianali, realizzati in vecchi fabbricati e squarci paesaggistici, che con questi allestimenti sono stati rivalutati e riscoperti. Domenica sera, il 16 dicembre, il sindaco Marcello D'Amore, insieme ad altri amministratori, ha fatto il giro dei presepi, soffermandosi con i vari gruppi di cittadini che hanno organizzato il tutto, dove c'è anche la collaborazione della Proloco. Il sindaco ha inaugurato l'itinerario dei presepi artistici, che quest'anno vede una massiccia partecipazione dei cittadini, che hanno allestito ben 11 natività per vicoli e spazi accessibili al pubblico, creando una suggestiva cornice natalizia. Il primo cittadino, con tanto di fascia tricolore, per dare il via agli eventi natalizi, si è recato dapprima presso i coniugi Benito Labruto, 74 anni, e Concetta Varica, 73 anni, una coppia di Messina, innamorata di Graniti, che da 20 anni allestisce in via Torrente Misericordia un mega presepe in pietra lavica, attirando numerosi visitatori,
coppia che probabilmente con questa loro passione hanno dato l'input agli altri cittadini, adesso di attivarsi ed allestire tutti questi presepi che riqualificano squarci paesaggistici e quartieri. Sono orgoglioso di quanto sta succedendo, i nostri concittadini di loro spontanea volontà e con i loro soldi e lavoro si stanno cimentando in questa attività che di fatto costituisce un vero e proprio itinerario dei presepi. 11 presepi, ognuno con un'interpretazione diversa da parte dei vari autori, che hanno curato nei dettagli le riproduzioni in cartapesta o in gesso, con ambientazioni veramente straordinarie che stanno attirando numerosi visitatori. Un vero e proprio percorso tra viuzze e vicole, piazze e quartieri che per l'occasione sono diventati crocevia di visitatori e curiosi per un fenomeno che coglie di sorpresa tutti, sia gli stessi abitanti granitesi che la stessa amministrazione locale, afferma il sindaco Marcello D'Amore. Arte ed artigianato si intrecciano in questi presepi che però confermano la voglia di comunicare, di esprimere un proprio messaggio per il Natale attraverso la natività, che quest'anno, come mai, ha coinvolto veramente tutta la città. Quando Dio venne al mondo, fu una notte troppo scura. Solo a dirlo mi confondo, ma te lo dice la scrittura. Quando Dio s'avì incarnato, thank you.
una diligente. E Maria va a salutare la regina diligente. E Maria va a salutare la regina diligente. Quando l'angelo scende io so e guarda il giovanno peso, arrestato tutto convoso, si è scordato lo paradiso. Arrestato tutto convoso, si è scordato lo paradiso. Arrestato tutto convoso, si è scordato lo paradiso. Si è comparsi flosamente e già c'era un togli e me dolora i giaggessi bambinetto mezzo voi e l'asinetto i giaggessi bambinetto mezzo voi e l'asinetto i giaggessi bambinetto mezzo voi e l'asinetto.